Ciao ragazzi, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi siamo più seri del solito perché la situazione si sta facendo molto complicata. Ormai tra me e Sonic.exe c'è un odio sempre più grande e io voglio porre fine a tutto questo. Dall'ultima volta, da quando ci siamo sfidati a box, vi ricordate? Avevo vinto io. Ma se vi ricordate, Sonic mi disse: Max, bravo, hai vinto la battaglia ma non la guerra. Ci sono tante altre cose che ci toccherà affrontare ed io devo assolutamente essere pronto a tutto. Ed è per questo che in questi giorni mi stavo informando per vedere se c'erano effettivamente dei metodi o dei modi per distruggere Sonic.exe. Ma prima di continuare mi raccomando, raggiungiamo almeno i 10.000 mi piace per questo video e iscrivetevi tutti quanti al canale. Siamo sempre più vicini al 500.000 di iscritti, ormai mancano praticamente 10.000 iscritti, quindi iscrivetevi tutti. Adesso ragazzi aprite le orecchie e ascoltatemi bene, perché vi sto per comunicare delle cose che ho scoperto veramente molto molto importanti. Ci sono vari metodi per fermare Sonic.exe e il primo che ho trovato è la creazione di un antidoto. Un antidoto talmente potente da togliere il punto exe da Sonic e quindi trasformarlo in Sonic normale. Però è molto rischioso, perché essendo che Sonic e Sonic.exe sono due persone diverse, si andrebbero a creare due Sonic in quel momento totalmente identici e quindi ragazzi si andrebbe a corrompere l'equilibrio dell'universo e non va assolutamente bene questa cosa. È come se ci autodistruggessimo da soli. E poi, come se non bastasse, questo antidoto non possiamo neanche crearlo perché necessita di una polverina veramente super rara che al momento non dispongo ovviamente. Ma questa ragazzi era soltanto la prima delle due opzioni, perché oggi opteremo sul piano B, sull'unico piano fattibile. In poche parole ragazzi, dovremmo creare un portale. Avete capito bene, un vero e proprio portale. Chi ci deve passare all'interno di questo portale? Semplicissimo. In realtà non lo so neanche io, lo so, potrebbe sembrare strano, ma da quel che so, da questo portale uscirebbero delle persone, o almeno dei personaggi, dal mondo di Sonic, pronti ad aiutarci. Essendo che Sonic.exe è stato bandito da quell'universo, infatti si trova in quello nostro, e noi grazie al portale porteremo degli altri personaggi del mondo di Sonic nel nostro, pronti ad aiutarci. So che probabilmente molti di voi avranno capito un emerito fico secco di tutto quello che ho detto, ma tranquilli, capite tutto guardando il video fino alla fine. Per iniziare bisogna quindi creare questo portale, e per creare il portale bisogna creare una specie di rito. Esattamente ragazzi, un portale magico. E per far sì che questo rito funzioni bisogna reperire degli ingredienti fondamentali per la creazione di esso. Come primo ingrediente fondamentale ci servirà lui. Esattamente, la bambola voodoo di Sonic. E vi chiederete: perché Max la bambola voodoo di Sonic? Questa bambola crea solo problemi. Lo so, ne sono consapevole, ma in questo caso potrebbe servirci veramente tanto, essendo che è l'unica cosa che effettivamente si collega a quell'altro universo. Quindi posizioniamola a terra, esattamente qui, deve praticamente sedersi, e quello deve essere il centro del portale. E adesso dobbiamo costruirci tutto quello che gli deve stare attorno. Ci serviranno esattamente questi bicchierini molto particolari. Non sono bicchieri normali ragazzi, perché come vedete è come se avessero una gemma al centro, e questa gemma è molto ma molto importante. Questi bicchierini producono un rumore veramente molto forte, ed è proprio grazie a quest'ultimo che noi attiveremo il portale. Ma andiamo avanti. Come vedete ragazzi, abbiamo circondato la bambola voodoo di Sonic di questi bicchierini con questa gemma davanti, ma come vedete lì rimane uno spazio, e in questo spazio ragazzi ci andremo a mettere il bicchiere madre, il bicchiere da cui tutto deve partire e da dove uscirà il portale, ed è esattamente questo. Non è assolutamente un bicchiere, l'ho chiamato così perché prima parlavamo di bicchieri, ma non è assolutamente un bicchiere questo. Dovremo creare una melodia grazie a tutti i bicchieri, e quando la melodia sarà finita apriremo questo e da qui uscirà il portale. Ragazzi, se tutto questo funziona voglio 10.000 like subito.
Quindi lo andiamo a mettere qua, perfetto. E la costruzione della base del portale è terminata. Adesso ragazzi mi sono munito di un cucchiaino. Esattamente, perché andremo proprio con questo a creare il rumore della creazione del portale. Ognuno di questi bicchieri, a seconda di dove sono posizionati, devono essere toccati una, due volte, tre volte, quattro volte, cinque volte, sei volte. E questo soltanto una, ma più forte. E quindi ragazzi, diamo inizio alla magia. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, e attenzione, andiamo ad aprire! Oh, ragazzi, sta funzionando, non ci posso credere! Si sta creando dell'energia lì dentro! Sta funzionando, ragazzi, sta funzionando! Quella mi sembra di vedere una palla di energia viola! Spostiamoci, ragazzi, spostiamoci! Forse potrebbe pure esplodere tutto, non ne sono sicuro! Oh mio Dio! È arrivata una botta di vento incredibile, ragazzi! Mi ha scaraventato via! Ma adesso il portale si è creato! Andiamo subito a vedere! Stai emanando un'energia incredibile! Non riesco a rimanere in piedi! Devo mantenermi! No! Ragazzi, mi sono anche fatto male. Aia. Ma sta funzionando il portale. Sta funzionando. Oh mio Dio. Aspetta un attimo, solo un secondo. Mi sbaglio? O quello è Mephiles? Sì, quello è Mephiles, lo conosco. Ma tra tutti i personaggi che potevano uscire, proprio Mephiles. Ragazzi, Mephiles, per chi non lo conoscesse, è cattivissimo. Non so che originalmente lui di base odia Sonic, ma non so se odia Sonic.exe, essendo che poi sono cattivi entrambi. Ragazzi, forse qualcosa è andato storto. Forse qualcosa non ha funzionato. Io mi aspettavo arrivasse, non lo so, un Tails, o addirittura una Amy, o addirittura un Knuckles, o addirittura un Eggman. Invece no, è arrivato Mephiles. E ora sinceramente non so se fidarmi. Mi sa che mi conviene nascondermi. Ok. Ragazzi, intanto mi sono dovuto anche medicare con un fazzoletto, essendo che stavo uscendo il sangue dal mio dito. Ma vabbè, questi sono soltanto piccoli dettagli, ragazzi. Sarebbe successo prima o poi una roba del genere. Stava veramente emanando troppa, e dico troppa, energia. Ragazzi, ma lo sentite tutto questo baccano? Stupido essere, ti ho sentito. Dove ti trovi? Mephiles, avete sentito cosa sta dicendo? Dove mi trovo? Giustamente è stato risucchiato dalla sua dimensione e adesso si trova nella nostra. Dovremmo spiegarglielo, no? Sennò potrebbe distruggere tutto e ricreare il portale. Non so come, ma lui con i poteri che ha potrebbe sicuramente farlo. Voi lo conoscevate Mephiles prima di questo video? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. E se sapete qualcosa in più di me, mi raccomando, scrivetemela, perché io so qualcosa, ma non so precisamente tutti i poteri e tutte le cose che può fare Mephiles. Quindi bisogna stare veramente molto attenti. Ah, penso di aver capito dove sei. Calma. Ragazzi, ci ho sentiti. Ok, devo soltanto mantenere la calma. Va tutto bene, Max. Va tutto bene. Qui, ragazzi, lo sento, si sta avvicinando. Si sta avvicinando, è veramente molto vicino a noi. Eccoti qua. Mephiles, non è come pensi, io sono tuo amico, ti ho chiamato soltanto perché ho bisogno del tuo aiuto, Mephiles, e tu sei sicuramente una persona che può aiutarmi se ti trovi qui con me. Io ti ho evocato qui, esatto, sono stato io a chiamarti, il portale l'ho creato io grazie a della magia, non so neanche io come ho fatto in realtà, ma è opera mia, va bene, è opera mia. Tu sei qui perché devi aiutarmi a sconfiggere Sonic.exe. Esatto, non so se tu sai chi sia, ma Sonic, il famosissimo Sonic che tu sicuramente conosci,
ha una versione diabolica qui, addirittura più diabolica di te. Forse vuole superarti. Sì, 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 vuole superarti, vuole prendere il tuo posto. Se tu non lo permetterai, vero, lo dovremo far fuori. Soltanto così potrai poi ritornare nella tua dimensione e continuare la tua vita. Cosa stai dicendo? Quel bambogio di Sonic è più potente di me. Non dire stupidaggini, non è possibile! Mavis, devi credermi! Sei stato preso dalla tua dimensione e sei venuto nella nostra, dove circola Sonic.exe e anche la sua fidanzata. Vabbè, dietro questo c'è una storia veramente molto lunga. Se non l'avete visto, ve lo lascio nelle schede finali del video. Appena finite di vedere questo, andate subito a vedere quell'altro, perché ragazzi è molto importante. Sei stato molto sfortunato, amico mio. Da quel portale potevo uscire qualcuno di più stupido, invece sono uscito io che non casco nelle tue trappole. E adesso poniamo fine a questo scempio. Ma che cosa è quella roba? Che cosa cavolo è quella sfera viola? Non vorrei mica fare questo. No. Ragiona, Mephiles, ragiona. Come sono un'arma da distruzione nella mia dimensione, lo sarò anche qui. E tu sarai la mia prima vittima. Mephiles, pensavo di poter contare su di te. E invece no, è tutto andato a quel paese. Devi farlo fallo, così almeno mi levo io dei pasticci. E voglio vedere che cosa farai quando ti ritroverai da solo contro Sonic.exe.